Ci troviamo in via Martiri dell'Insurrezione a Sorresina, dove ieri in tarda serata un'auto, probabilmente per la forte velocità, si è schiantata contro questo muro per poi appunto girare su se stessa. A bordo 5 ragazzi molto giovani, di cui una ragazza che viaggiava sul sedile posteriore, che è stata quella che tra i 5 ha avuto la peggio perché è stata rianimata sul posto e ora si trova all'ospedale maggiore di Cremona in prognosi riservata. Uno dei suoi amici è rimasto ferito in modo non grave, è già stato dimesso. La chiamata ai vigili del fuoco, intervenuti con 2 squadre, è arrivata alle 22:32 di ieri sera. Lo schianto causato dalla perdita di controllo dell'auto ha coinvolto i 5 giovani a bordo, tutti minorenni tranne il conducente, neopatentato. Sotto accusa, secondo i cittadini di Soresina, va messa l'alta velocità, ma soprattutto la viabilità. Da via Genale a via Martiri dell'Insurrezione, infatti, le auto viaggiavano a senso unico, spesso troppo velocemente, imboccando la via stretta, dove la pista pedonale e la ciclabile sono tracciate da una segnaletica orizzontale. Per i cittadini il problema è noto da tempo, servono soluzioni, il grave incidente avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia ben maggiore. Sicuramente si pensa che abbiano bevuto, però hanno fatto la curva fortissimo, perché hanno rimbalzato più di una volta, sono andato a sbattere contro i muri, contro le auto, c'era la ragazza era in terra. Poi ero lì a bere una birra e poi sono uscito, ho visto la scena e è una cosa molto grave, cioè, non dovrebbero succedere, però purtroppo. Io ho sentito solo un gran botto e basta. Poi abbiamo aperto le finestre, ma era già successo tutto. È già andata bene, perché questa è una via molto trafficata. Potevano anche investire una famiglia o dei ragazzini. Vanno veloci e quasi tutte le strade portano su questa via. L'unica cosa è fare qualcosa per limitare la velocità. Vanno tutti a tantissima velocità esagerata. Probabilmente sono entrati, non sono riusciti a tenere la macchina e si sono schiantati. Arrivano veloci, dovrebbero andare più adagio. E qua c'è sempre qualche incidente, di solito.